La vita è meravigliosa se non se ne ha paura. Tutto quello che ci vuole è coraggio, immaginazione e un po' di soldi. Per esempio, se tu vuoi qualcosa, non lo puoi avere se non hai una moneta. Nemmeno da mangiare. Soprattutto. Mangiare è una necessità, si muore se non si mangia. Che si fottano i soldi, chi se ne frega. La vita va avanti. È la competizione, la contabilità, la produzione in massa di oggetti inutili, le guerre, il nucleare, la distruzione della natura, le malattie senza rimedio, la preistoria, insomma. Che cos'è, secondo lei, una mente scientifica? È una mente che dubita. Quindi una mente che cerca, che scopre e che dimostra. Ha fatto delle ricerche personalmente? Sì. Oggetto? L'universo. Tutto cambia nell'universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo ha, sì o no, mangiato una rosa. Il tempo e lo spazio non sono cose fisse, assolute. Ecco perché noi non siamo mai entrati nella zona magica in cui avvengono questi paradossi. Le profezie di Nostradamus, di Richard J. Happy. Da sopra il tavolino, l'uomo prende una corona di rametti intrecciati di alloro e se la pone sulla testa con molta solennità. Da una ciotola di alabastro preleva un anello di corniola azzurra, pietra che in astrologia rafforza il legame con la terra. E muovendosi con lentezza, Michael de Nostradamus, altrimenti detto Nostradamus, da fuoco a mazzetti di pervinca, sui quali sparge noce moscata macinata. L'aria si satura di aromi. A fatica si siede su uno sgabello di rame, assumendo una posizione ieratica, come i faraoni sul trono. Sguardo fiero, busto eretto e mani sulle gambe. Il veggente respira a pieni polmoni, finché inizia il viaggio allucinatorio, in una realtà dove non riesce più a dominare la sua mente, e inizia una prolungata autoipnosi. Ha in mano una pinna di cigno, animale sacro, consacrato al sole. Apre con lentezza le palpebre. Gli occhi sono sbarrati e la testa rotea leggermente. Iniziano le visioni che lo proiettano in un futuro lontano. Le profezie di Nostradamus, di Richard J. Happy. ¿En qué piensas si escuchas la palabra Ámsterdam? Hot dog, la Heineken, en qué es la casa de Van Gogh, Ana Frank, en los tulipanes, en todos sus canales, el arte, la libertad, la marihuana y el sexo. It's a beautiful place, and Amsterdam is a place where a lot of things happen with the youth, you know, and the provos and the white bicycle. De revolutie in je eigen leven. De politie wist het ook niet meer en verwachtte heil van sabel en wapenstok. Het conflict was geboren. We want to make a revolution. We want to be the fifth column of the third world. De derde wereld. Segnale orario notturno. Ore 4 del mattino, ciao!